Nome. Viola. Quanti anni hai, Viola? 8. Il tuo colore preferito? Viola. No, no, ma dai, non c'è scontatissimo, Viola. Va bene, Viola. Senti, sai disegnare, Viola? No. No, sai solo colorare con il viola. Senti, Viola, dove vai a scuola? Melosso. Dove? Melosso. Melozzo? Ah, il Melozzo, che era un famoso? Era uno scrittore? Era un pittore, il Melozzo da Forlì, un famoso pittore. Senti, Viola, hai già pensato a che regalo fare a Natale? No. No, bene. Ma ne riceverai qualcuno, sì? Sì. Sai già cosa ti arriva per Natale? No. Aspetti. Quando li apri tu i regali di Natale? Quando arriva Babbo Natale. Quando arriva Babbo Natale. Oh, esatto. Senti, chi vuoi salutare, Viola? La mamma. Come si chiama? Chiara. Chiara, è qui Chiara, è qui tra il pubblico. No, oggi non c'è tra il pubblico, ma è a casa. Poi chi vuoi salutare? Mio fratello. Che si chiama? Riccardo. Riccardo. E poi ancora qualcuno? E la mia nonna. Che si chiama? Yolanda. Un applauso a tutti. Mi chiamo Lucia. Sì. Ho 5 anni. Sì. E vorrei salutare la mia sorella che si chiama Laura. Vorrei salutare anche mia mamma che si chiama Chiara. E il mio babbo che si chiama Meglio. Si chiama il tuo babbo? Meglio. Elio? Si chiama Elio. Io farei un applauso a Lucia perché ha fatto tutto da sola. Brava, brava Lucia. Ecco che chiamano me. Applauso fortissimo. Allora, siamo qui per cominciare quest'altro appuntamento con Videone. Abbiamo visto le interviste, tra pochi giorni è Natale e veramente manca poco al Natale. Chi di voi ha scritto la letterina Babbo Natale? Alza la mano. Oh, che bella la letterina di Babbo Natale, l'ho scritta anch'io. Tu l'hai scritta? No. Ecco, sbrigati. Poi venerdì 23 c'è la festa della tartaruga all'Engel a partire dalle 16 a Forlì, quindi partecipate perché ci sarà Babbo Natale, ci saranno i maghi, i clown, i giocolieri, gli artisti di strada. Ci sarò anch'io, alle 16 di venerdì 23 verrò, poi vengo a fare il programma. Bambini, voi conoscete Tippi? Vogliamo chiamare Tippi forte? Sì! E allora, pronti con la voce? 1, 2, 3! Tippi! Eccolo qua! Ecco, Tippi è fantastico. Attenzione allo scalì! No! Ok, ecco qua. Bambini, è bello Tippi? Io vedo solo le labbra di Tippi, non vedo più... Ah sì, sono qua, sì, ecco, non sono dell'erba da mangiare, Tippi, eh? Ho sempre sognato una coniglietta. Allora, volevo dire, bambini, possiamo cominciare in piedi, voi che siete qua in studio, i bambini a casa sanno che adesso comincia il riscaldamento, e allora, regia, musica! Streisand. Bene, bambini, fate un applauso a il coniglietto Tippi è diventato Hippi. Allora, coniglietto, vero che ti piacciono le carote? Oh, così diamo anche questo messaggio a chi è a casa e a chi è qua. Bambini, carote e piselli, secondo me è una delle cose più buone che ci sono da mangiare. Quindi carote e piselli, per adesso c'è solo la carota. Quindi Tippi, piglia la carota e torna nel bosco e puoi mangiarti la carotina. Benissimo. Ci vediamo in un'altra puntata, Mi raccomando, Tippi, alla prossima. Un applauso a Tippi! Ecco, guardate, ha una coda bellissima questa settimana, Tippi, guarda che meraviglia. È andata dal parrucchiere, secondo me, ecco che se ne torna nella tana da dove è arrivata. Allora, adesso bambini, chi di voi ha una zia? Alzi la mano. Chi di voi ha uno zio?
Perché insomma bisogna zia e zio. E voi farete il regalo a vostro zio a Natale? No! Ma siete proprio bambini cattivi! Non fate il regalo di Natale! Federica, Federica, batti in 5, Federica. Allora, facciamo questa cosa. Prima di cominciare a ballare oggi, tutti qua davanti, tutti con, mettete tutti la mano così. Un po' da Arianna, un po' da Angolo e un po' da Carmela. E al mio 3, venite avanti, tutti con le mani qua. Faremo 1, 2, 3, viva la baby dance olé. Con la voce forte, eh? Pronti? 1, 2, 3. Viva la baby dance! E facciamoci un applauso anche! Arriva un animaletto che non è un animaletto, ma va molto di moda ad Halloween. Ah, e poi c'è la saga al cinema di Twilight. La zucca. Il pipistrello, fuochino. Non è il pipistrello, ma è Edwards, Edwards. Lo imita anche Fiorello. Eh? Il vampiro. Oh, non è un animale. Bravo, guarda, ti devo stringere la mano. Che squadra tifi? Per l'Inter. Ecco, pure interista, è pure interista, è pure interista. Io tifo il Torpignattara che non vince mai, che non esiste. Allora, il vampiro, fatemi vedere come fa il vampiro. Sì, 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 aspetta, più intenso, così. Guarda, guardate me, prendete la rincorsa, così. Di nuovo. Più forte con la voce. Fate, dovete far paura! Regia, il vampiro! Por isso neste é bom dia, vem devagarinho, vai descendo, vai subindo. Por isso neste é bom dia, vem devagarinho, vai descendo, vai subindo. Gatinha põe o dente no pescoço do rapaz, na dança do vampiro você satisfaz. Gatinha põe o dente no pescoço do rapaz, na dança do vampiro você satisfaz. Levante a mão, entre no clima, vai vendo calma. Por isso mexe a bundinha, bem devagarinho, vai descendo, vai subindo. Por isso mexe a bundinha, mexe, bem devagarinho, vai descendo, vai subindo. Gatinha põe o dente no pescoço do rapaz, na dança do vampiro você satisfaz. Gatinha põe o dente no pescoço do rapaz, na dança do vampiro você satisfaz. Levante a mão, entre no clima, batendo calma. Vai levando o axé, levante a mão, entre no clima, batendo palma, só pra ver como é que é. Yeah!
bravi! Un applausissimo! Videone, la Baby Dance in televisione, è un programma realizzato in collaborazione con... Mamma, papà, dovete organizzare una festa di compleanno per vostro figlio? Allora contattate la Tartaruga Service, catering, giochi, baby dance e tanto divertimento. 0543 27853 www.tartarugaservice.it e sarà una festa di successo. Fatevi un applauso. Che facciamo questi giochi? Facciamo... Tu ti chiami? Viola. Viola, te l'ho già chiesto, vero Viola? Capite perché il soprannome di Angolo è vecchio? Allora, prossima canzone di Baby Dance, bambini, è questa. Che lascio fare a loro perché oggi hanno le magliette verdi. E stiamo per fare la canzone di un animaletto che a me pare sia verde. Sì. Sì, allora, vediamo un po'. Piccolo sondaggio, venite qui davanti, venite qui davanti. Quale può essere un animaletto verde? La tartaruga? Mi piace la tartaruga, ma non è la tartaruga. Il coccodrillo? No, non è il coccodrillo che ci piace un sacco. La rana? No, il dinosauro ci piacerebbe, ma ti sembrano due dinosauri? No, sono due dinosauri. La rana? No, il brr. Il brr. Chi non conosce il brucomela? Chi non è andato sul brucomela, oserei dire. Bene, prossima canzone di Baby Dance, che ballano loro perché hanno la maglietta in tinta. Io vado via con Francesca, vado via con Francesca dei Boy Scout, vado a diventare un lupetto e la prossima canzone è la canzone del bruco, musica! Bambini, sapete cosa succede adesso? È finita la puntata di oggi. Allora, facciamo questo gioco. Guardate, abbiamo tre telecamere. Una telecamera lì, una telecamera là e una telecamera laggiù in fondo. Ognuno di voi sceglie di guardare intensamente una telecamera e al mio tre, con la mano forte, come se dovesse pulire i vetri della finestra della cucina della mamma, che qualche volta potreste anche lavare quando non sapete cosa fare nelle vacanze di Natale, aiutate la mamma a pulire i vetri della cucina, perché quando piove di stravento si sporcano. Me lo dice uno che oramai col vetril metti la cera, togli la cera. Scegliete la telecamera e urlate ciao. Siete pronti? Una delle tre telecamere, qualcuno anche da lui, perché lui è amico mio, anche da Stefano, anche da Giacomo. E allora, uno, due, tre...